Siamo con il candidato per il centro-sinistra Ignazio Marino, siamo a un mese dalle elezioni, che situazione vede anche oggi che sta in uno dei quartieri più popolari di Roma? Le persone sono molto arrabbiate per la gestione del sindaco Alemanno, basta pensare che ad esempio in queste settimane abbiamo appreso che i 45 filobus che sono stati acquistati con le tasse dei cittadini di Roma, che pagano un livello di tassazione più alto di molte altre città, non sono mai arrivati a Roma, mentre secondo quello che dicono i giudici è arrivata a Roma la tangente per il tesoriere della campagna elettorale di Gianni Alemanno del 2008, che attualmente il tesoriere è in carcere. Questo evidentemente dà un'idea di un'amministrazione non solo inefficiente ma anche corrotta. Gli autobus non sono mai arrivati in città, sono arrivati i soldi della corruzione. Insomma, la gente è veramente stanca, vuole cambiare pagina. Ecco, le faccio una domanda specifica proprio riguardo ai temi che ci sono stati in questi anni più problematici, riguardo soprattutto il caso di Malagrotta e quindi i rifiuti di questa città che al momento vengono trattati in altre regioni. Come lei da sindaco che cosa farebbe come prima cosa? Abbiamo già deciso con Nicola Zingaretti che nel momento in cui io sarò sindaco, dopo il 28 maggio, lavoreremo insieme su tutti gli aspetti che interessano i cittadini di Roma e quindi mobilità, trasporti, non è possibile che ad esempio ci siano gestioni diverse per quanto riguarda i trasporti di Roma a seconda che dipendano dall'ACOTRA, dalle Ferrovie dello Stato oppure dall'ATAC, e nello stesso modo deve esserci una gestione condivisa anche di un tema così importante come quello dei rifiuti. Purtroppo la giunta Polverini e la giunta Alemanno in questi 5 anni non si sono mai parlati, poi la giunta Polverini ha dovuto sciogliersi prematuramente per i fatti gravissimi che tutti i romani conoscono. Un'ultimissima domanda riguarda l'accorpamento dei municipi. Lei come la vede su questo argomento? Io credo che la cosa più importante sia dare più responsabilità ai municipi, perché se noi pensiamo ad esempio al municipio che racchiude Ostia, parliamo di una popolazione di oltre 300.000 abitanti che d'estate raggiunge quasi 500.000, insomma stiamo parlando di un livello urbanizzato, di una vera grande città, e quindi i municipi devono avere la possibilità di prendere in maggiore autonomia delle decisioni, come ad esempio autorizzare il collaudo di una palestra o di altre strutture che servono per la qualità della vita delle persone. Considerando anche che poi l'ospedale Grassi proprio a Ostia sta vivendo una bruttissima situazione. Grazie mille Marino. Grazie a voi.